Hey everybody, just before kickoff of Empoli and Milan, it's the last game before the winter break. It's going to be a tricky game with a lot of players missing. Kessie is playing behind Giroud as the trequartista, so that's going to be interesting. It's going to be a tricky game. I would predict either 0-0 or 1-0 either way. So let's just go 1-0 Milan, hopefully. Get us off before we play Roma next next game on the right foot, but yeah. Right there. Apri. Bye, Frank. Bye, Frank. Bye, Frank. See the legs of the goalie? Wow. You just kicked the piss out of it. Florenzi. Spazio per Kessie, spazio anche per Sale Makers.
Suola e traversone con Theo Hernandnez che butta giù la porta. Theo Hernandnez aveva anche pensato alla rovesciata, ha controllato e ha trovato. Goal of Hernandnez, maybe handball. It's very weird. Ah no. Go. Vai Theo. Vantaggio, poi lui è bravo nella coordinazione, la tiene bassa di collo, vabbè. Theo su questo sta valutando che si mette con il braccio. Vedete la postura dell'arbitro che attende. Guarda a terra venire proprio da loro. Vediamo. Eccolo lì, il braccio di Bakayoko. Che va a aumentare il volume, però lo prende. Ma dai. Dietro al monitor per Di Bello, su segnalazione di Mazzolini e Galetto. Dalla VAR room, eccola lì, il Lissone. Come è coperto dalla mattia, quindi perde la visuale del pallone, abbassa la faccia per non prenderla in faccia. Vediamo. Il calcio di rigore, ha indicato il dischetto, ha indicato il dischetto. Di Bello, penalty per l'Empoli. No, mi sbilancio io, la chiudo. Spiazza Mignan 2-4, ancora una volta perfetto dagli 11 metri. Pinamonti, esatto, tirato molto bene. Mignan ha fatto il ragionamento che ho fatto io, probabilmente perché è andato. Si chiude con una punizione per il Milan. Theo Hernandnez, cercata la deviazione di Krunic al volo. Romagnoli, strepitoso lui e vicario nella risposta. È l'ultimo lampo. We ended there with Romagnoli's amazing volley, 4-2, two goals though. Frank, good way to go into the holiday break. Forza Milan!